Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi parleremo dei prodotti terminati per quanto riguarda la casa, come sempre in collaborazione con la mia omonima Kate del canale L'Angolo di Kate, a cui mando un grandissimo bacione. Mi raccomando, andate a vedere il video gemello al mio. Allora, ho terminato la carta igienica certificata, ecco la bella carta riciclata di Vivi Verde Coop. Mi sono trovata bene, nulla da dire. Ho terminato carta igienica maxi rotoli della Conad, anche questa mi era piaciucchiata, insomma io adoro quella a quattro veli, però con i prezzi stellari sinceramente non li vuole assolutamente regalare i miei soldi, e in questa casa si caca molto, quindi ottima. No, in realtà sono io che utilizzo tanta carta igienica, non ci posso far niente, sono una donnina particolare, ma io devo srotolare. Poi, per quanto riguarda le profumazioni per la casa, profumatori e cavoli, pessimi questi due di Felce Azzurra, che non ve li consiglio. Sono deodoranti e bastoncini, che tra l'altro ho ancora in utilizzo, ma ve li recensisco già e sono pessimi, perché non profumano niente, ma niente, zero di zero. Li ho trovati alla Lidl, questo è bambù e fior di loto, pessimo. Tra l'altro si consumano molto difficilmente, cioè li ho lì tipo da quasi 2 mesi, ma non profumano per niente, quindi soldi buttati. Invece il profumatore a presina di Felce Azzurra sono i miei preferiti, pensate. E neanche questi, fior di luna e senza rilassante, non mi è piaciuto per niente. Poi ho terminato questo, perché si è caduto, aiuto, scusate, alla lavanda, che tengo di solito vicino alla scarpiera o in bagno, ne ho un po' dappertutto. Mi piacciono queste gel, almeno catturano i profumi, gli odori, e profumano. E poi ho terminato questa candela, che sembra non terminata, ma in realtà una volta che la riaccendo e che si scalda la cera siamo proprio alla fine. Il pack lo andrò a riciclare, di Cherry Blossom, fiori di ciliegio. Questa l'ho trovata alla Lidl. Ho amato tantissimo la candela al gelsomino e ho amato tantissimo questa. Profuma tantissimo, non è invadente, non è quel profumo che ti entra nella gola che non riesci poi a respirare. Si brucia benissimo, 3,99€, 4,99€ dalla Lidl quando si trovano, da prendere proprio al volo. Adesso questo lo andrò a ripulire perché il packaging mi piace troppo. Poi ho terminato questa, come la chiama, deodorante per lettiera per gatti, fragranza borotalco. È una specie di sabbietta a pallini che io applico prima di mettere la sabbietta per camomilla. Devo dire che funziona bene. La sabbietta profuma di talco, anche se io li compro la sabbietta al silicio che profuma di aloe ed è buonissima. Penso che quella al silicio sia la migliore, anche se per un po' costava un botto, ma ho trovato un negozio di animali dove costa meno. Ed è fantastica, cioè non è uguale. Con questo profuma un po' di più e a camomilla non dà fastidio, li piace, quindi perché no. Terminate queste salvettine igienizzanti della Napisan, buone sì, ma con questo sportellino qua, come io lo chiamo, a plastica, durano il tempo di uno starnuto, quindi assolutamente non le ricomprerò. Per il pavimento ho terminato pavimenti marsile ecologico, olio essenziale di tea tree ipoallergenico di saponificio veneziano, 1 litro di prodotto. Mi è piaciuto tantissimo, è una formula concentrata, dermatologicamente testato, ha un buonissimo profumo di marsiglia, lava, sgrassa molto bene i pavimenti senza lasciare aloni, schiumette eccetera, ottimo. Costa tanto ma dura anche tanto perché ne basta veramente poco. Per il bucato ho terminato questo profumo a biancheria di Coccolatevi, buonissimo, non è lavanda ma è glicine del Giappone, che mi piace tantissimo come profumo perché sa di pulito proprio. Lo metto anche nella vaporella, profuma tutta la casa, profuma anche nell'aggiunta nell'ammorbidente, profuma e basta, senza crearmi prurito eccetera, proprio quando mi metto sui capi, buonissimo. Poi ho terminato spuma di champagne e lavatrice fresco pulito, mi sono trovata molto bene, lava molto bene, dice formula concentrata, efficace anche a freddo, 29 lavaggi, ma ne ho fatti molti di più, mi trovo benissimo, lava bene, si sciacqua facilmente, non lascia assolutamente residui, pulisce bene, deodora bene, la cosa importante. Potrei anche ricomprarlo sempre in eco ricarica, anche se io preferisco le capsule. Terminato Esselunga WC, tavolette per il WC. Mi sono trovata bene, sono durate anche abbastanza. Questo profumo è detergente con agente anticalcare, buono.
Preferisco di gran lunga le Dash Pod per tantissimi motivi, perché Dash, che io adoro, perché sono nel pottino, quindi sono già predosati e non spreco detersivo, e poi per lo spazio. Io ho una casa adesso più piccola rispetto a prima e quindi lo spazio preferisco utilizzarlo per le mie cose piuttosto che per detersivi. Questo è super comodo, adesso anche in packaging per la carta, cioè per la carta di carta. Buonissimo, 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 profumo fantastico, lava benissimo i capi, vuota a riciclare, lava benissimo i capi, mi lascia i capi profumati, morbidi, a volte non necessita neanche di ammorbidenti, infatti gli ammorbidenti che ho utilizzato, li ho utilizzati perché quando non utilizzavo i Dash Pods. Ho terminato appunto coccolatevi, lavanderia ammorbidente, super profumato, l'originale 50 lavaggi, 1250 ml, buonissimo, è un po' liquido, non arriva ai livelli di Lenore, i miei preferiti, ma comunque profuma, ammorbidisce molto bene i capi, non lascia assolutamente residui sui vestiti, non è invadente, questa profumazione sa proprio di pulito, classico, ammorbidente, blu, buonissimo. Ricomprerò sicuramente. Poi ho terminato Kesir fresco tessuto ammorbidente aromatico, note fresche agrumate, questo non mi è piaciuto, sono 750 ml di prodotto, anche questo molto molto liquido, ma li fanno quasi tutti liquidi adesso, aveva una profumazione da qua buonissima, veramente buona, fresca, marina, agrumata ma non maschile, cosa che per me è importante perché non amo le profumazioni maschili, però sui capi non si sentiva assolutamente. Come effetto ammorbidente c'era, ma non era eccezionale. Poi ho terminato Vicinette Gel VC di Eco 10, igienizzante disincrostante forza attiva, 750 ml di prodotto, mi sono trovata bene. Io comunque lavo spesso il bagno, quindi non vi posso dire se effettivamente sullo sporco un po' più funziona, però per quello che serve a me funziona, quindi lo ricomprerò. Stavo per annusare la candeggina. Poi ho terminato candeggina monodose profumata, igienizza, casa e bucato di Ace Green. Questo vale lo stesso discorso di Dash Pods. Sono delle tavolette, quindi non ho plastica, occupa pochissimo spazio, è predosata e funziona benissimo. Questa è la classica candeggina. Ho anche la versione Ace Gentile. Questa la utilizzo per i capi bianchi quando voglio sgrassare, sbiancare qualcosa. Funzionano benissimo, non hanno mai dato problemi alla lavatrice, non li intasano. Li utilizzo anche nel water ogni tanto, per i pavimenti, si scioglie come un'aspirina, mi trovo benissimo. Costicchia, però dura anche tantissimo, sono 15 pastiglie. Si vede che non sono una grande consumatrice di candeggina, però quando mi serve almeno è pocket, ecco. Poi ho terminato Brown bucato sicuro, lavaggio sicuro, lavando sicuro tutte le volte, formula potenziata, cattura tinte tutti i colori, mi sono trovata bene, adesso sto utilizzando quelli della Grey, però ogni tanto butto dentro anche questi, e ho utilizzato e l'ho quasi usurato il panno microfibra 2 in 1 di Flori, questo lo trovo da Inns per vetri, cristalli e inox, mi trovo benissimo con questi prodotti, lucidano molto bene, si lavano facilmente, sono di grande aiuto, infatti io non utilizzo mai la carta per pulire o spolverare, utilizzo dei panni, io sono la signora dei panni, mi piacciono proprio i panni microfibra, panni per quello, panni per... insomma, e questo ve lo consiglio perché costa veramente poco. E nulla ragazze, io ho terminato con la nostra seduta casalinga, perché come vedete utilizzo i prodotti insomma che utilizziamo noi tutti, però sempre con parsimonia, perché a mio avviso non bisogna utilizzare troppo prodotto perché non serve. Poi si sa, non sono una grandissima casalinga, io pulisco perché mi piace vivere nel pulito, ma se fosse ricca avrei la donna delle pulizie, però mi piace tantissimo fare il bucato. E nulla, fatemi sapere se avete provato qualche prodotto, io vi mando un grandissimo bacione, ci vediamo alla prossima, ciao.